Una delle frasi, come abbiamo visto nelle puntate precedenti di Padre Pio, era «prego di continuo», ma non perché aveva tempo da perdere, perché la preghiera per lui era vita, la preghiera per lui era bisogno di intimità con il Signore e attraverso la preghiera lui si è santificato e attraverso la preghiera Padre Pio ha santificato. Ma attenzione, che qui ciascuno di noi, se si santifica, può santificare. Qui tutti siamo chiamati a pregare. Tutti siamo chiamati ad avere un rapporto intimo con il Signore. Ma Padre Pio ha avuto un dono, un carisma speciale, particolare, oltre ad essere un sacerdote e quindi necessariamente doveva pregare. Guardate che se Padre Pio non avesse pregato non sarebbe il Padre Pio che noi oggi conosciamo e veneriamo, così come tutti i santi. Ogni santità è nutrita dalla preghiera. Non c'è santità senza preghiera, perché la santità non è un fatto automatico, magico, no. La santità è come un seme che tu butti nel terreno. Quel seme, perché porti frutto, ha bisogno di essere curato, di essere innaffiato, poi quando cresce di essere va tagliato dalle erbe che semmai non lo fanno crescere. Che cosa vuol dire questo? Appunto, che la santità che ciascuno di noi, la vocazione alla santità che ciascuno di noi riceve nel giorno del battesimo, come un seme, questa grazia va continuamente irrorata, va continuamente curata attraverso la preghiera e poi quindi attraverso la testimonianza evangelica. E torniamo ancora alle riflessioni che Giovanni Paolo II fece in occasione del 50° del suo sacerdozio nel libro Dono e Mistero. E scrive queste parole: oggi il mondo reclama sacerdoti santi e non dobbiamo, come dire, inquietarci. Io non sono sacerdote, non sono prete, sono diacono, ma anch'io devo santificare. Ma oggi la gente vuole dei preti santi, vuole dei diaconi santi, vuole dei religiosi santi. È vero che siamo uomini e donne scelte tra gli uomini e le donne, come leggiamo nella lettera agli Ebrei, ma poiché abbiamo risposto alla vocazione, siamo chiamati a dare testimonianza della nostra santità. È un diritto del popolo, è un diritto dell'uomo rivendicare sacerdoti, diaconi e religiosi santi. Giovanni Paolo II diceva queste parole: soltanto un sacerdote santo può diventare, in un mondo sempre più secolarizzato, un testimone trasparente di Cristo e del suo Vangelo. Soltanto così, continua Giovanni Paolo II, il sacerdote può diventare guida degli uomini e può diventare maestro di santità. I giovani, diceva Giovanni Paolo II, soprattutto i giovani, aspettano una tale guida. Il sacerdote può essere guida nella misura in cui diventa un autentico testimone. E concludeva Giovanni Paolo II, soltanto dal terreno della santità sacerdotale può crescere una pastorale efficace, una vera cura animarum. Quindi il segreto anche della pastorale non è nei mezzi, nelle idee, negli strumenti, ma è nella preghiera. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!